siamo nell'ambito del territorio di Alatri, nell'alveo proprio del fiume Cosa. Ci troviamo proprio in mezzo al greto del fiume, dove una volta passava l'acqua e dove oggi, vedete, c'è un ammasso di detriti, di pietrame che il fiume negli anni, nei decenni e diciamo anche nei secoli ha trasportato fin qua. Ci troviamo a valle praticamente di Alatri, tanto per dare un riferimento, ad est, alla mia destra, ad ovest alla mia sinistra. Ad est praticamente c'è Veroli Colle Massaro, a sinistra invece abbiamo Alatri, la collina dove sorge Alatri. Il fiume passa qui e lambisce proprio questo monte, o quello che è rimasto di questo monte, che era un monte detto Monte Sant'Angelo, che praticamente oggi è stato quasi completamente mangiato da una cava di rena. Ecco, il fiume lambisce questa zona e praticamente ha portato con sé grossi detriti, tanti detriti, tantissimi detriti, che hanno un po' disarticolato quello che è uno dei ponti, così non vorrei dire più famoso, ma sicuramente più parlato, più chiacchierato, perché con questa nomea di Ponte Romano non si sa veramente in realtà se sia o no un ponte romano. Adesso lo vedremo, ne vedremo meglio i particolari di questo ponte, perché è un qualcosa di estremamente originale, di estremamente visto come dobbiamo vederlo proprio da vicino, perché molte persone non hanno visto, non si rendono conto di come sia, o meglio di come era o come poteva essere in una ricostruzione fatta, e quella che cercheremo di fare prima che la prossima piena può portarselo via. Un ponte quindi che attraversa il territorio d'Alatri e quindi permette di scavalcare il fiume, che poi io oggi considererei più un torrente che un fiume, permette di scavalcare il fiume proprio da est a ovest. Questo è l'asse in cui il ponte collega le due sponde del torrente, quindi da chi proveniva da Alatri e scavalcando il Cosa continuava il suo cammino verso i terreni che erano al di là del fiume, quindi verso Veroli. Io ho parlato di Veroli, ho parlato di Colle Massaro, ma da questa parte c'è anche una preesistenza estremamente importante, che è quella dell'abbadia di San Sebastiano, e da quello che vi dirò tra poco vi accorgerete anche che, a mio avviso, ci potrebbero essere dei legami abbastanza forti, abbastanza decisivi, tra questo ponte e l'abbadia di San Sebastiano. Un'altra cosa che si nota da qui sono queste anse, ce ne sono tantissime. Vedete che il fiume non scorre dritto, il fiume crea queste anse, si crea praticamente la strada, e immaginate quanta forza abbia l'acqua, perché dove siamo, dove sono io adesso in questo momento, la piena mi porterebbe a valle, mi coprirebbe quasi interamente. Quindi immaginate quanta quantità di acqua possa scorrere e quanta forza questa quantità di acqua poi può determinare proprio lo scollamento di queste cose. Infatti si vede in fondo questa ansa proprio in questo punto, ma ce ne sono anche altri. Il fiume che praticamente ha fatto questa sorta di curva, e vedete che erode praticamente il terreno e abbatte gli alberi che poi durante le piene vanno a ostruire ponti o altre parti, e quindi ne determinano l'abbattimento o la distruzione. Sono salito proprio sul culmine di quello che rimane di questo ponte per farvi notare una cosa semplicissima. Guardate
come è orientato rispetto all'acqua che scorre ora, come è orientato questo ponte. Quindi sicuramente l'acqua proveniva da quella parte in maniera dritta, senza fare ansie, senza fare curve, e praticamente tagliava, cioè praticamente anticamente, ma non tanto poi, il fiume qui scorreva dritto, senza fare ansie, quindi senza il pericolo di alluvioni. Praticamente tutta l'area golenale è stata oggi rosa dal fiume, dall'acqua, non c'è più, non esiste più. Fortunatamente questa è una zona poco abitata, almeno a questi livelli, e quindi pericoli di alluvioni o di creare danni notevoli alle case, soprattutto alle abitazioni, non per fortuna non ne crea, non si ha. Quindi dicevo, il fiume, lo abbiamo già detto, è in asse est-ovest, o meglio ovest-est, e in pratica scavalcava proprio un tratto diritto di questo fiume. Poi vedremo in particolare, perché qui c'è un contrafforte murario abbastanza importante, abbastanza imponente, che a mio avviso è stato, è coevo al ponte, cioè o comunque costruito qualche tempo più tardi, ma non tanto più tardi, perché proprio regolava il flusso e quindi non permetteva alle acque di scavalcare oltre, quindi di andare oltre la linea dritta che poteva essere. Oggi praticamente questo discorso è quasi ormai invisibile, perché tutti i detriti portati hanno quasi interamente ricoperto la campata del ponte, che misura sì e no un metro e mezzo dal pelo dell'acqua fino alla chiave di volta, quindi un metro e mezzo che è una cosa estremamente povera dal punto di vista proprio della quantità di acqua. Oggi con questo ruscello che praticamente scorre così cantando quasi, non ci dà l'idea di come possa essere forte, impetuosa una piena. E voglio soltanto ricordare una cosa, un aneddoto particolare, perché ancora persone anziane, questo è un detto che va di padre in figlio evidentemente, dicevano e ricordano che in tempi passati si passava, ovviamente quando in periodo di secca, quando l'acqua non c'era, sotto il ponte passavano con i carri, e in piedi su un carro e con la mano alzata e con il frustino alzato non riuscivano a malapena a toccare la volta, la chiave di volta, quindi la parte più alta del ponte. Quindi andando a misurare siamo intorno ai 6-7 metri, questo a ricordo di uomo. Probabilmente in tempi ancora più antichi, parlo del tardo impero, o posso parlare per esempio del Medioevo, si presume che questa distanza, quindi questa apertura dell'arcata come altezza, sia stata molto molto più grande, quindi molto molto più molto molto più elevata di quello che vediamo oggi. Dalle misure che sono poi importanti di questo ponte, ci accorgiamo di quello, praticamente di ciò che è rimasto. Abbiamo fatto dei sondaggi, ovviamente misurandoli, che non sono precisi al centimetro, ma che ci danno l'idea di come poteva essere questo ponte. Ebbene, il ponte era largo all'incirca 5 metri, da esterno a esterno. Calcolando poi che queste spallette, vedete, praticamente i muraccioli di contorno, sono di 50 centimetri l'uno, quindi in pratica la parte calpestabile del ponte era di circa 4 metri, quindi 4 più 50 centimetri e 50 centimetri fanno una larghezza totale di 5 metri. Ecco, tanto per farvi rendere conto, idea di cosa sia rimasto di questo ponte, quello che vedete dove io sto praticamente misura circa 2,80 metri, il che significa che misura circa 2,20 metri,
il che significa che sono andati perduti 2,80 m di ponte, ne sono rimasti, quindi meno della metà ne è rimasto ancora in piedi, e non so, speriamo, per quanto tempo, io spero il più a lungo possibile. E un'altra cosa che voglio farvi notare, vedete che la parte a monte, l'acqua arriva da quella parte, va bene, l'acqua arriva da Guarcino, ma soprattutto dal torrente che passa sotto la Certosa di Trisulti, quindi praticamente l'acqua che viene dal Ponte dei Santi, tanto per capirci. Ecco perché la quantità di acqua, perché quest'anno c'è stata neve e quindi l'acqua ancora di questo periodo, che normalmente era quasi di secca, ma ancora l'acqua, la vedete, è abbastanza importante il flusso dell'acqua. Ecco, dicevo, la parte a monte, quindi quella più soggetta alle piene, dove quella che prende più la forza, la potenza della piena e dell'acqua, è praticamente quasi interamente distrutta, mentre ancora regge la parte che invece è a sud, la parte che è a valle del fiume, proprio perché è protetta dalla parte a monte, e che finora l'ha protetta dal farla crollare interamente. Io un'altra cosa, un'altra particolarità, ma questa così ve la dirò alla fine, perché abbiamo anche misurato, diciamo, almeno quello che si vede oggi dalle due parti concatenate, quelle che sul quale il ponte si reggeva, sono circa 12 metri, quindi la parte che oggi è visibile di questo ponte è di circa 12 metri, ma sicuramente era ancora maggiore. Io ho trovato una fonte letteraria, una fonte scritta, la più antica almeno, ma oltre che la più antica io penso che sia l'unica, anche perché poi si sono tramandati, si sono copiati a vicenda, almeno quelle che vengono dopo. Risale al 1711 ed è di un abate Marucci, il quale descrive questo ponte, ma ci sono state nessuno è stato preciso, soprattutto e anche lui, visto che è l'unica fonte letteraria, perché questo ponte non ha nome, non ha mai avuto nome, però spesso viene scambiato con il ponte di Basciano, e il ponte di Basciano è a valle, quindi alla mia destra, oppure sembra che potrebbe essere stato il ponte Sant'Angelo, che prendeva nome, abbiamo detto già prima, dal monte Sant'Angelo che sovrasta proprio questa zona. Ecco, questo è un po' il discorso. Poi sembra che qualcuno dica che ci siano delle basi poligonali, o comunque di megaliti, basa su megaliti, cioè la base di questo ponte, ma qui per vederlo ovviamente bisognerà semplicemente scavare, non ci sono altre strade per capire se e come questo ponte, o su che cosa basa questo ponte. Lo stesso Marucci nel 1711 parlava di una valle traiana, che non esiste nel territorio di Alatri una valle traiana, perché diceva che questo ponte aveva anche una iscrizione romana, che non si sa, non si trova, non si sa se esista o meno, e che fosse stato fatto costruire proprio dallo stesso Traiano. È chiaro che se così fosse, questo ponte potrebbe risalire, se queste indicazioni fossero o risultassero esatte, potrebbe risalire al primo o secondo secolo dopo Cristo. Sembra, se queste notizie siano confermate. Però spesso, ripeto, questo ponte viene scambiato con il ponte di Basciano, che era poi quello che insisteva sulla consolare che collegava Alatri a Veroli. E io su questo ho grossi dubbi, perché questa qui, almeno nei paraggi, né ad est né a ovest ci sono risultanze o basolati di strade romane, ma poi non mi sembra che questa strada potesse in qualche maniera salire su Aberoli. Ce n'era una più comoda che saltava il Cosa, quella che noi oggi usiamo tranquillamente, dove passa la via Verolana, tanto per capirci, ma era anche la stessa strada usata fino all'Ottocento, perché
per esempio il traffico che arrivava da Roma e andava verso sud, verso Casamari, passava ad Osteria di Alatri e poi tagliava per quella strada lì. Quindi mi sembra abbastanza strano, singolare, che se allora, parlo del Medioevo, parlo del 600, parlo del 700, avessero avuto un ponte siffatto, poi ne andassero a costruire un altro. Ma c'è un'altra particolarità di questo ponte, perché stranamente non ne parlano gli statuti. Gli antichi statuti di Alatri parlano semplicemente del ponte dell'alloggio, o ponte d'alloggio, che è quello poi che sta a monte di questo, nei pressi della, subito dopo la Fiura, e sale per Fontana Scurano, Gaudo, eccetera. Parla di quello e poi sempre gli statuti dicono, sollecitano a costruire un ponte a Carano e quindi praticamente non, mi sembra abbastanza strano che statuti medievali non citino un ponte romano di queste fattezze, di queste dimensioni. Questo mi stupisce non poco, perché oltre a Carano gli statuti dicono anche che era indispensabile costruire un ponte a Magliano. Tra le altre cose, poi, gli statuti obbligavano chi aveva terreni intorno ai ponti a mantenere i ponti, proprio dovevano loro preoccuparsi delle dimensioni e della manutenzione e quindi trattarli come fossero proprio oggetti personali. Quindi questo mi sembra già abbastanza strano e mi dà modo di pensare ad una cosa che vi dirò poi alla fine, quando chiuderemo questo servizio. Io sono sceso, sto nel greto del fiume, ancora non c'è pericolo di piene, anche se l'acqua dall'ultima volta mi sembra cresciuta rispetto a quando sono venuto l'ultima volta. Ma volevo farvi osservare una cosa: c'è un muro qui abbastanza importante, che probabilmente, anzi io escluderei il probabilmente, è stato costruito insieme al ponte, o comunque è coevo al ponte, ma al limite potrebbe essere di qualche anno più tardi, e sicuramente aveva la funzione di regolare il flusso dell'acqua, perché abbiamo già detto più volte, il ponte, vedete, è in quest'asse qui, e quindi il fiume non faceva quest'ansa, questa l'ha fatta in un secondo tempo, e proprio per mantenere il fiume in perfetta linea con il ponte, cioè praticamente il fiume doveva essere perpendicolare al ponte, così il ponte aveva una sua logica, venne costruito proprio questo, diciamo, questo contrafforte, che serviva proprio per regolare, per proteggere il ponte. Secondo me serviva anche un'altra cosa che adesso vi dirò. E invece sono vicino ad una delle, praticamente delle basi, e proprio questa fonte del 1700 dice che probabilmente o presumibilmente queste basi, cioè questi punti d'appoggio del ponte, basavano proprio su alcune pietre megalitiche che dovrebbero stare sotto, ma qui per accertarcene necessariamente dovremo fare un'opera di scavo non indifferente. Siamo ormai alla fine del nostro viaggio, questo che era considerato o cosiddetto ponte romano. Volevo soltanto farvi vedere una cosa, ma quello che poi alla fine di tutto questo discorso, la conclusione che si può trarre, perché io sono quasi convinto, per tutte le cose viste, per tutte le cose dette, soprattutto per il silenzio degli statuti, che questo non sia un ponte romano, o meglio non sia stato costruito dai romani, non risalga ad epoca romana, ma bensì ad epoca medievale. Ed altri particolari affiorano, come per esempio la malta che regge questi conci che fanno proprio che sorreggono l'arco, sono più simili a malte usate
nell'ambito medievale che non alla Malta pozzolanica che veniva usata dai romani. E sicuramente se fosse stato costruito dai romani non sarebbe in queste condizioni, perché avrebbe retto. Nel Medioevo i ponti costruiti dai romani li chiamavano ponti del diavolo, perché nel Medioevo non erano capaci di costruire ponti alla maniera romana, e quindi pensavano che fossero stati costruiti da una mano extra umana. Quindi se non fosse un ponte romano, che cosa potrebbe essere? Potrebbe essere stato sicuramente un ponte costruito dai monaci della vicina abbadia di San Sebastiano. L'abbadia di San Sebastiano non è molto distante da qui, questa strada, almeno oggi ma anche allora, prosegue verso Colle Massaro, Monte Pizzuto, e quindi direttamente all'abbadia. Non dimentichiamo poi che tutta questa zona, o in tutta questa zona, i monaci di San Sebastiano avevano delle proprietà. Quindi probabilmente utilizzarono questo ponte, lo costruirono, lo fecero costruire, lo utilizzarono così, per avere una sorta di pedaggio dalle persone che transitavano, e quindi avevano necessità o per lavoro o per cammino tranquillo, avevano necessità di attraversare il coso, e quindi probabilmente si facevano pagare un pedaggio. Verso est, dicevo, va verso la Badia, quindi il territorio di Veroli, evidentemente, e invece verso ovest questa strada che parte direttamente dal ponte va a finire sulla statale 155, quella che collega Frosinone a Fiuggi, e in pratica, andando sempre dritti senza girare mai e costeggiando le mura di Alatri, questa strada portava direttamente ad una delle porte di Alatri, che era Portadini, ma con una leggera deviazione, dirò di più, verso destra il viandante poteva accedere tranquillamente ad un'altra porta molto importante di Alatri, che è Porta San Nicola. Quindi queste conclusioni, anche da un punto di vista geografico, mi danno a pensare che questo ponte avesse avuto una storia ben diversa da quella che diciamo, anche perché la consolare passava tranquillamente a Basciano, quindi sul ponte ormai moderno di Basciano, ed era la strada che collegava Alatri con Veroli. Evidentemente poi anche paesi e città più grandi come Roma e Casamari, e tutto poi il territorio a sud di Casamari. Ecco, questo è un po' il concetto di questo, oppure anche perché non abbiamo, oltre che fonti e testimonianze letterarie, non abbiamo nemmeno testimonianze di studi, di scavi o di cose che sono affiorate del periodo romano. Qui non ci sono strade basolate, i romani difficilmente costruivano un ponte così tanto per costruirlo, quindi potevano avere una logica soltanto se era una strada di grosso passaggio. Sì, è chiaro, il ponte aveva queste dimensioni, ma normalmente allora per misurare la larghezza dei ponti o delle strade si usavano i somari. No, facevano passare due somari con i basti, e quindi non si dovevano toccare, e quindi allora da lì misuravano la larghezza. Oggi questo probabilmente lo facciamo con i tir, ma allora non avevano altro mezzo che usare, anche perché il mezzo di trasporto era quello. Io avrei concluso questo viaggio, che mi è sembrato abbastanza affascinante, perché con Claudio Tofani abbiamo capito che le foto danno poco o niente come testimonianze visive, e allora siamo venuti qui, siamo venuti proprio a vedere e a testimoniare cosa è rimasto di questo ponte, e sicuramente questo rimarrà un documento storico. Io mi auguro di no, che questo ponte si mantenga ancora per secoli, ma ho dei dubbi, perché così come è l'orografia di questo luogo, difficilmente con le piene reggerà ancora, lo ripeto,
dei 5 metri ne sono rimasti ancora in piedi 2 metri e 20 e se ne sono persi 2 metri e 80. Poi abbiamo già detto l'altezza massima adesso è poco più di un metro, allora quando il ponte era in funzione probabilmente era di 6-7 metri tra il pelo dell'acqua e la massima altezza dell'arcata. Io con questo chiudo e così rivolgo un invito a tutti: venite a vedere, venite a rendervi conto, date una guardata, venite a scattare fotografie e non dimenticate quest'albero che sicuramente avrà anche lui i suoi carnevali, meno del ponte, ma abbiamo ci siamo presi la briga di misurarne la circonferenza e siamo oltre i 5 metri, quindi non sta qui sicuramente da una stagione o da due stagioni, starà qui da anni, se non da secoli addirittura.